la zona di interesse. Oscar 2024, il film La zona di interesse ha conseguito, ha guadagnato l'Oscar 2024 e ha battuto anche il nostro film Io Capitano. La zona di interesse è un film sulla Shoah. E nel 2024, e ricordare la Shoah vuol dire fare dei paragoni con ciò che avviene a Gaza, fare dei paragoni con la guerra in corso tra lo Stato di Israele e Hamas e i palestinesi. Beh, dire Shoah vuol dire 6 milioni di ebrei mandati nei lager, poi nelle camere a gas e poi nei forni crematori lassù. E dire l'attuale guerra israelo-palestinese vuol dire la distruzione di Gaza, vuol dire 30.000-40.000 morti. E il paragone non si può porre, non è possibile porre il paragone, anche perché dobbiamo ricordarci che la Shoah, cioè lo sterminio di 6 milioni di ebrei, è avvenuto non molto tempo fa, tra il 1940 e il 1945, in territori cristiani, nei territori dove abitiamo noi buoni cristiani, Germania, Austria, Italia, sì anche l'Italia cristiano-cattolica, l'Olanda, il Belgio, la Francia, Danimarca, Norvegia, Europa dell'Est, sì, dobbiamo ricordarlo, 6 milioni di ebrei sono stati orribilmente sterminati durante la Shoah nei territori dell'Europa cristiana. Bisogna riflettere su questa situazione, circa ciò che sta avvenendo a Gaza, è orribile. Però attenzione, è orribile ciò che sta avvenendo a Gaza. Ma dobbiamo ricordarci, o dobbiamo sapere per chi non lo sa, che mentre era in corso la Shoah, cioè lo sterminio degli ebrei da parte del nazifascismo, i palestinesi di allora stavano dalla parte di Hitler. Cosa volete che vi dica io? Posso soltanto dirvi di andare in libreria, dove vi aspettano le opere di Serafino Massoni.